Ciao, sono Vuvi Staffa. Ho conosciuto il pandero 15 anni fa. Mi ha stupito il suo suono, la sua forza e la sua grande versatilità. Con questo metodo cercherò di trasmettervi le tecniche necessarie per suonare qualsiasi cosa e per esprimere al meglio la tua musicalità. Seguimi. Il pandero è in grado di produrre suoni acuti, suoni medi e suoni gravi. L'asse del braccio deve essere esattamente l'asse del pandero, deve proseguire l'asse del pandero, in questo modo qua. Questo perché il pandero deve oscillare in continuazione durante l'esecuzione e se non fosse in asse, se fosse così, il pandero non oscillerebbe in modo simmetrico. Il mio modo di insegnare, di suonare, si basa su un concetto fondamentale, il concetto di bivocalità dello strumento. Il pandero, infatti, è uno strumento che, a mio avviso, per come lo concepisco io, è uno strumento che genera due voci fondamentali, una sovrapposta all'altra. La prima voce, che è la griglia, è la strada, sempre che rimane sotto, è questo suono qua, generato esclusivamente dagli acuti dello strumento. Questo movimento deve diventare subliminale, quasi automatico, non ci devi pensare, perché dovrai essere concentrato sulla seconda voce, cioè tutti i colpi che io porto, che io applico sovrapposti alla prima voce. A questa, alla prima, non ci devo pensare. Devo concentrarmi solo e esclusivamente sulla seconda. Buono studio e buon divertimento.